Amici di Match Fishing, ben ritrovati per questa nuova diretta. Parliamo di competizioni internazionali. Siamo con due dei protagonisti del campionato del mondo femminile di pesca al colpo che si è svolto in Francia a Gravelines. Dopo Maurizio e Silvina ci diranno la pronuncia precisa. Io prima di iniziare, intanto ringrazio innanzitutto Maurizio e Silvina per la disponibilità. Ricordo a tutti l'appuntamento con il Pescare Show quest'anno al 18-20 novembre 2022 alla Fiera di Vicenza, appuntamento che quest'anno si ripete, quindi alla fine della stagione agonistica a novembre. Verranno presentate tutte le novità del 2023, ci saranno tante cose interessanti, quindi la raccomandazione per tutti è di essere presenti a Vicenza 18-20 novembre 2022. Partiamo con i nostri protagonisti. Parto per... No, allora, per cavalleria dovrei partire da Silvina. Quindi volevo partire da Maurizio. Parto da Silvina perché sono un cavaliere e quindi non ti offendi, Maurizio. No, ci mancherebbe, anzi. Sei un cavaliere anche te, quindi parto da Silvina. E niente, Silvina, ti chiedo, siete tornati con un risultato, un sesto posto. Io ho titolato bene, ma non benissimo, nel senso a metà strada, quindi a metà devi decidere se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, non ci sono discussioni. Quindi a te lo chiedo, come lo vedi questo bicchiere? Ma io il bicchiere lo vedo mezzo pieno, perché comunque è stato un mondiale difficile. E abbiamo dato il massimo, ci siamo impegnate tutte quante. E era un campo gara sì, difficile, e noi questi pesci abbiamo un po' di difficoltà perché non li conosciamo, non li abbiamo qui in Italia. Abbiamo lavorato bene tutta la settimana. I pesci li prendevamo anche, purtroppo durante la settimana andavano a calare e i pesi si vedeva che ogni giorno diminuivano. Poi i pesciolini anche loro diminuivano, sempre più piccoli. Però è stata una bella esperienza, per cui bicchiere mezzo pieno. Ecco, partiamo dalla descrizione del canale, cioè eravate su un canale, larghezza, profondità, tecnica di pesca, pesci presenti. Vai Silvina. Ah, vado io. Sì, Il canale era continua largo con te. circa una trentina di metri, profondità si andava sui 4 metri, 4 metri e qualcosa di acqua. Il canale era diviso in due parti, tre zone avevano un po' più di acqua e due zone meno. E si differenziava anche nella tipologia della grandezza dei pesci. All'inizio i gardon erano un po' più piccoli, mentre si andava verso la fine del campo gara erano più grossi. Oltre ai gardon c'erano delle brem che però hanno fatto la loro bella presenza i primi giorni, eravamo felici, ma poi con l'andare della settimana sempre meno sono andate a scemare. Correggimi se sbaglio, Maurizio. No, proprio così. E Maurizio, qualcuno con più esperienza internazionale di me mi ha detto che è quasi meglio quando i campi gara partono piano e poi aumentano rispetto a quando partono forte e poi diminuiscono perché diventano molto più complicati da capire. È vera questa cosa? Sì, diciamo che è vera, ma eravamo preparati a questa cosa, eh? Cioè, con qualche aggancio che avevamo, ci avevano già ben messo davanti che il campo gara si arrivava, si prendeva i primi giorni ancora di più, poi calava e si arrivava agli ultimi giorni che nelle competizioni che hanno fatto diciamo, negli mesi precedenti si vinceva con 2 kg un settore centrale, 2 kg pescato da delle persone, non che reputo le mie ragazze meno brave, però fai conto che si cercava di pescare il più lungo possibile. Quindi noi peschiamo 11 e mezzo, gli altri pescavano, gli uomini pescavano 13 metri, dove probabilmente il fondo era più in piano,
noi avevamo il fondo 11 e mezzo che decresceva sempre, cioè se tu ti allungavi col braccio vedevi che il fondo era di più, quindi si pescava su uno scivolo. E poi la presenza del vento, siamo vicinissimi al mare, sempre vento aumentando, arrivavi lì la mattina e dicevi ma che bello, oggi è piatto, e poi quando si arrivava all'orario centrale della giornata c'era sempre il vento, in gara il primo giorno c'erano delle raffiche da 40 km all'ora. Questo non è per giustificare nessuno, vuol dire che perché anche le altre nazioni ce l'avevano, non solo noi, però vi assicuro che il campo gara era davvero complicato. Noi, dall'indicazione che avevamo, avevano detto che i primi giorni mangiavano le bran e poi andando verso la gara mangiava qualche bran solo nei picchetti laterali. E così è stato. Noi abbiamo fatto i primi 2 giorni di prova, avevamo tutti e 2 i giorni un picchetto laterale, perché essendoci delle interruzioni ti capitava 2 volte, e tutti e 2 i giorni fai conto che il primo giorno 6 kg, 5 kg, 4 kg, 4 kg, il secondo giorno 5 kg, 4 kg, 3 kg, 2 kg, e poi andavi a vedere i pesi delle nazioni che ci si confrontava con gli altri capitani. C'è stato anche è stato bello questo mondiale anche oltre a un buon rapporto con loro, che c'è stato davvero un gruppo molto coeso. C'è stata molta collaborazione anche con gli altri capitani delle altre nazioni, e questa cosa qua, secondo me, ci fa crescere anche come conoscenza per questo tipo di posto. Quindi c'erano gli scambi dei pesi alla fine della gara, cioè, si è collaborato molto, che serve un po' a tutti, cioè, non è che se io nascondo i miei pesi alla Bulgaria, onde sono andato alla Bulgaria, non c'è la Polonia, e loro non mi dicono i suoi, cambia qualcosa, no? Se si sa quelli di tutti, ci si regola un pochettino, anche perché il campo gara, come diceva la Silvina, era diviso in 2 zone che erano anche non decisamente diverse, però alla fine dei conti un po' di differenza c'era, ecco. Ecco, Maurizio, non ti sento benissimo, spero che gli amici a Quindi casa. vi dico che è stato molto bello, perché è molto No. bello, difficile. Personalmente, bene, spero che mi sentino anche loro, ecco. Mi Sì, sentite ecco, voi? io spero che gli amici a casa ti abbiano sentito. Io ti ho sentito Io seppure un po' mi sento metallico. benissimo quando parlate, poi non so. C'è un pochettino di ritardo, quindi magari ti chiedo, Maurizio, visto che c'è un po' di ritardo, se puoi provare a uscire e Io rientrare quando nella parlate. diretta come abbiamo fatto prima, così vediamo se nel frattempo si riallinea il collegamento. Nel frattempo torno da Silvina. Ecco, Maurizio, dalla regia ci suggeriscono di farti uscire e rientrare. Comunque, spero che tu mi abbia sentito. Nel frattempo torno da Silvina e ti chiedo, Silvina, allora Maurizio ha parlato appunto di una pescata sui Gardon. Con te voglio entrare proprio nel tecnico perché sono pesci che noi non abbiamo e per quel poco, pochissimo che ho potuto vederli anch'io all'estero, sono pesci ostici, difficili, che vogliono degli ami piccoli, che vogliono dei fili sottili, che vogliono e che vogliono una pasturazione come vogliono, cioè sono pesci proprio. Cioè, noi abbiamo i nostri carassi che li chiamiamo i bastardi, ma i Gardon forse vincono. Sì, hai ragione. Sì, abbiamo come italiani abbiamo anche cercato di rubare qualche pesce in più proprio con la tecnica del filo sottile, amo piccolo, perché sapevamo che dovevamo raccogliere tutto. Perché facendo le prove, non raggiungendo quella perfezione che ci permetteva magari di prendere qualche pesce più bello, e di prove ne abbiamo fatte tante, perché siamo partiti, come dicevi tu, il Gardon vuole quello che vuole lui al momento che lo vuole lui. E se non lo conosci perfettamente il campo gara, che anche le francesi hanno avuto le loro difficoltà, nonostante che abbiano poi vinto, però si sono trovate in un momento di difficoltà, ma sapevano esattamente magari in quel momento cosa fare. Noi cercavamo di sopperire a questa cosa rubando qualche pesciolino in più con altre soluzioni.
che poteva essere appunto l'amo più piccolo, il modo di pasturare leggermente diverso, provare questo, provare quello. Ecco, qua ci chiedono proprio di entrare nel tecnico, ami finali elastici, proprio diametri e misure. Noi siamo arrivati a pescare anche con il 24, con lo 0,53, per cercare di rubare appunto tutto quello che sotto mangiava. Poteva essere 10 centimetri, poteva essere 5 centimetri, 15, 20, e in base a quello che mangiava guadinavamo tutto, perché lì era fondamentale. Col senno di poi, però col senno di poi, sai, ne sono piene le fosse. No, io immagino che sia stato uno spettacolo col vento a 40 km orari, agganciare col 0,53 un uomo del 24, agganciare un pesce da 5 centimetri che fai fatica a capire anche dov'è e doverlo sì, guadinare. È andata bene, è stata facile. Esatto. Poi magari ti ritrovavi con la lenza a metà del quinto pezzo e dovevi pasturare e non sapevi come gestirla. La lasciavi un attimo, si attaccava al guadino, si attaccava a destra, a sinistra. Diciamo che è stato un mondiale impegnativo, abbiamo imparato molto, probabilmente se ce ne sarà un altro, qualche errorino di meno, anche noi potremmo evitarlo. Ah, qua vado dal CT, Maurizio, qua lei mi ha parlato, abbiamo imparato molto. Sono pesci? Mi senti Maurizio? Ti vedo frizzato? No, sì, no, a posto. No, è frizzato. Sì, io vi sento benissimo. Ok, allora c'è un po' di ritardo. Sì, ti sentiamo con ritardo, quindi ti faccio la domanda, poi aspetto la risposta e ti lascio parlare in libertà. Mi sentite? Sì. Vediamo se nel frattempo Maurizio ci sente. Ti dicevo, Maurizio, con la speranza che tu possa sentire la mia domanda, se non nel caso la giro a Silvina, ti chiedevo, visto che Silvina mi ha detto abbiamo imparato molto, ecco, ti chiedevo che cosa avete imparato, che cosa secondo io te... Io mi sento benissimo. Ecco, ti chiedo che cosa avete imparato, che cosa secondo te si poteva fare meglio e che cosa rifaresti. Che cosa rifaresti, che cosa non rifaresti se dovessi rifare la gara domani mattina? Attendo, che magari lui nel frattempo gli arriva la mia domanda lunghissima. Parliamo sottovoce, Silvina, così almeno vediamo se gli arriva la domanda. C'è un ritardo clamoroso, No, è uscito. Niente. Sembra che si sia portato il vento della Francia. Mi si è frizzato Maurizio. E allora Silvina, ecco. Alessandro, non ti sentiamo. Vabbè. E nel frattempo che Alessandro, non so cosa, ecco. Adesso volevo dire che con Maurizio non è possibile dialogare perché proprio è bloccato, quindi vi conviene andare avanti voi con la vostra conversazione. Andiamo avanti con Silvina. Adesso vedo che Maurizio, quando si collega, per qualche minuto funziona, quindi magari Silvina ti avviso già, se dovesse ricollegarsi Maurizio, gli do subito la parola, approfittiamo. Certo. Di quei pochi minuti buoni che abbiamo, poi torno da te. Mi chiedono, dopo che faccio la domanda a Maurizio, mi chiedono della pasturazione, cioè come avete pasturato, terra, fuil, pastura. Il Gardon piace la pastura, quindi immagino che voi l'abbiate usata, morbida, dura. Cosa avete fatto? Allora, all'inizio della settimana abbiamo provato, come si prova sempre, a dare sia la terra che la pastura. Chiaramente facevamo 3 più 2, magari qualcuno usava una allora cosa. Silvina, scusa, vediamo. Okay, Maurizio, vai. Tu ci sei? Io vi sento. Approfitto al volo intanto che sei collegato. La domanda semplicissima, visto che Silvina ha detto che avete imparato,
dovessi rifare la gara domani mattina, cosa rifaresti, cosa non rifaresti, cosa cambieresti? Sarebbe molto più facile, perché finita la gara abbiamo parlato con gli altri capitani, adesso sarebbe più facile finire la gara. Vi assicuro che non eravamo molto distanti da quello che si doveva fare. Noi abbiamo interpretato il campo gara come si fa di solito, quindi primo giorno si prende 6 kg, poi si prende 5 kg, poi si prende 3 kg, poi si prende 2 kg. Abbiamo pensato che la cosa giusta era buttare un po' meno. Ovviamente, credo che l'avrebbero fatto tutti. In un campo gara in Italia l'avrebbero fatto tutti. Qua invece ci sono delle cose che, andando all'estero e pescando questi pesci che da noi non si pescano, loro facevano anche 2 ore senza prendere un pesce. Se noi in Italia facciamo 2 ore senza prendere un pesce, minimo è già scodellato 3 volte, minimo, per vedere. Lì invece questi pesci magari poi arrivano, quando arrivano devi, tra virgolette, pescarli. Vuol dire ne prendi uno col filo un po' più lungo, uno accorci la canna, l'altro un po' a destra, un po' a sinistra, lo alzi, lo fermi. Questi pesci vanno pescati così. E questo ne eravamo consapevoli. Però il discorso della pasturazione iniziale e le altre nazionali, quelle che hanno fatto bene, che poi, questa qua è una cosa generale ovviamente, perché poi certi atleti si sono salvati in modi completamente diversi. Cioè hanno fatto la maggior parte del fondo a mano, perché pensavano che era giusto. Noi siamo andati avanti per la nostra strada con il fondo solo con la scodella, e questo uno può dire, vabbè, gli altri hanno fatto tutto il fondo a mano, hanno vinto, sì, però anche quelli che hanno fatto, certe nazioni che hanno fatto il fondo a mano hanno fatto male. Anya, che ha vinto il quarto mondiale, ha pasturato tutti i giorni a scodella, quindi non era quello, forse era più la quantità di esche che si buttava all'inizio, come è la cosa fondamentale in tutti i campi gara, no? Quindi noi ragionando forse in maniera particolare a Gardon proprio fa tanta differenza. Però Luca, ti assicuro che se uno era là e vedevi che dopo 2 ore avevi 3 pesciolini da 5 grammi impazzisci, il giorno dopo avresti buttato 0,5 kg di fuil pronti via. Io un chilo, perché impazzivo, cioè diventavo proprio pazzo, no, adesso, uscivo, mi portavano via con la camicia di forza. Io credo che quello che ci hanno detto alla fine della gara, perché poi alla fine della gara di solito si dicono le cose vere, perché dopo sì, si ragiona. E adesso non sì, anche perché tanto l'anno prossimo sarà, o tra 5 anni sarà tutto diverso. No, quindi... no, ma ti assicuro che quel posto lì, se ci vai la settimana prossima, è ancora diverso, perché noi abbiamo visto delle evoluzioni che non vi immaginate, cioè... Non hanno buttato 0,5 kg di fuil pronti via, ne hanno buttato un po' meno, però il fondo a mano praticamente serviva e non serviva, non c'erano dentro esche a parte dei pincherini che poi praticamente quasi non mangiavano, quindi il fuil era concentrato lì e noi man mano che passavano i giorni, le abbiamo fatte anche noi le prove a buttare tutte quelle esche lì, però provi un giorno con 2 persone e non sono quelli che fanno meglio, il giorno dopo lo fanno altre 2 persone e non sono quelle che vanno meglio, l'altro giorno lo fanno altre 2 persone e non sono quelle che vanno meglio, cosa avresti fatto? Se ne buttava meno. Addirittura, possono dirlo loro, il giovedì ho detto a loro, abbiamo fatto tutte queste prove durante la settimana, lunedì, martedì, mercoledì, abbiamo pescato anche la domenica fuori campo gara, mercoledì sera, ci siamo seduti al tavolo e abbiamo detto, cioè io e Gianmarco gli abbiamo detto, domani mi dite voi cosa volete fare, tanto più o meno le cose le avevamo viste, quindi lì ti assicuro che c'è stato un momento di, perché tutti dicono, cacchio, mi ha fatto fare quello, io volevo fare l'altro, io volevo fare questo, ecco, giovedì mattina io c'avevo davanti il mio quaderno dove scrivo tutti gli appunti di tutta settimana e gli abbiamo detto, boh, Silvina, domani mattina cosa vuoi fare? Ti assicuro che c'è stato un momento di non il suo caso, però in generale è stata così. E secondo me è stata una cosa che, per fargli capire che noi ci credevamo davvero su di loro, ecco, non è che abbiamo buttato via un giorno di prova, assolutamente, non è stato così. È per far vedere che avevamo davvero la fiducia in quello che stavamo facendo. Quindi alla fine non è che hanno fatto delle cose, c'è stata la pasturazione più o meno è stata la stessa. Ci sono state delle linee di pesca un po', chi ha voluto pescare un po' più corto, chi un po' più lungo, perché i primi giorni c'era anche la pesca corta. Che poi è andata a sparire. No,
ti assicuro che si vedeva il fondo a 10 metri. A 10 metri sotto la punta della canna vedevi, non ti dico che vedevi l'esca, ma quasi. Al sabato e la domenica avevamo delle pettorine che, se hai visto le foto, secondo me ci vedevano i pastori sull'altra sponda. Quindi la pesca magari non è per quello, però vi assicuro che la pesca corta sabato e domenica non ha preso un pesce nessuno. Quindi cioè, ti assicuro che c'era dell'habitat, c'erano delle erbe lì vicino. Dicevamo all'inizio della settimana, è impossibile che non ci siano, vuoi che non ci siano due persici lì sotto, due gardoncini? E c'erano, ma non venivano lì, c'era l'acqua troppo pulita. Cioè, tu il fondo lo vedevi quasi, non lo vedevi quasi, però quando rifletteva bene l'acqua dentro, che ti mettevi lì a guardare, si vedeva. E quindi queste cose hanno fatto un po'... Ci voleva forse una giornata un po' nuvolosa per darti qualche cattura in più. Com'è stato il tempo lì? Tempo è stato i primi giorni un po' caldo, e poi il classico tempo del nord della Francia lì. Non è piovuto, che doveva piovere tutta settimana e ci ha salvato, non ha piovuto neanche un giorno. Magari con la pioggia qualcosina avrebbe cambiato, però la pescosità... Perché Maurizio, nel fiume, da Pavese, da frequentatore del Ticino, sai, quando piove, quando c'è nuvolo, qualche cavedano in più si prende. Non so se con i gardon è la stessa cosa. I gardon, ti assicuro che non era il modo di... Era solo una questione di pasturazione, è stata alla fine. Cioè, ragionando con tutte, sentendo dopo le notizie alla fine della gara, è stata una questione di pasturazione. E noi ti assicuro che quando siamo arrivati al venerdì, che abbiamo fatto le prove nella zona quella dove c'erano due settori, alla fine, cioè, abbiamo fatto delle prove, e le quattro che secondo me dovevano fare la pescata giusta, tutte e quattro hanno fatto da 1,2 kg a 1,5 kg. Quindi un peso che, se capitavi in quei settori lì, fuori dai tre non andavi. Quindi abbiamo preso quella strada. E infatti, non a caso, nei due settori, quelli più in basso, dove c'erano dei pesci un po' più belli, dove c'era la pescosità che era un pochettino più alta, non abbiamo fatto tutti i primi, però abbiamo fatto, mi sembra, due quarti, due quinti o... un terzo, no, terzo, quarto, quinto, quinto. Quindi delle posizioni da arrivare a medaglia, ecco. Sì. Purtroppo negli altri tre settori c'erano dei picchetti che, se uno, vabbè, noi c'eravamo e quindi ci andavamo a guardare, e c'erano dei picchetti, tre o quattro vicini nei primi due settori, che se capitavi lì eri morto. Cioè, tutta settimana lì non hanno preso i pesci, e noi, io, colpa mia, ho pescato il numerino. Sabato, cioè nel settore A c'era 10, 11, 12 che era impossibile prendere i pesci. C'era una curva e erano proprio alla fine della curva, rientravano e pescavano due metri indietro gli altri. 10, 11, 12. Al 10 la spagnola ha preso una bremetta, si è salvata. All'11 c'era la Veronica, fa 11, e al numero 12 fa 12. Il giorno dopo fanno 10, 11, 12. Nel settore B, al numero 10, 11, 12, al sabato hanno fatto 10, 11, 12. Il secondo giorno pesco 11. Bene. Siamo capitati ancora lì, e la Federica, che vi assicuro che a fare questa pesca, come più o meno quella dell'anno scorso in Olanda, è davvero brava, ha fatto 130 grammi. Cioè, e hanno vinto il settore con 700 grammi. Quindi... via da lì, cioè, noi dopo la gara del sabato abbiamo fatto di tutto, lo sapevamo che recuperare 9 punti a delle nazioni che tutta la settimana avevano preso i pesci era difficile. Ho detto, facciamo di tutto per arrivare quarti, almeno quarti, che non è una medaglia, ma vi assicuro che venire... siete poi arrivati a un punto, due punti dal quarto. A due punti dal quarto, che poi lo sai anche tu, due punti in cinque pescatori per due giorni. La Veronica ha perso per 5 grammi un settore, un picchetto. La Edi ha perso per 40 grammi con una Bram da duetti, preso gli ultimi 5 minuti per 50 grammi. Cioè, li hanno persi anche gli altri punti, per l'amor di Dio. Però a essere stato un pochettino più fortunati, vi assicuro che il quarto posto ce lo meritavamo, per come erano andate le prove della settimana. E poi vi dico che se lo meritavano, perché siamo stati proprio bene, e è stata una settimana che sicuramente ha fatto crescere tutti. Vi assicuro che la federazione, parlo ancora un minuto perché è una cosa secondo me molto importante, sì, la federazione ha dato a me e Gianmarco la possibilità di prendere
le persone che volevamo, l'importante è fare crescere una nazionale. Noi ci abbiamo, se chi ci va a guardare, l'anno scorso ha esordito una ragazza e ha fatto due giorni di mondiale, quest'anno ne ha esordito un'altra. Cioè, far pescare della gente al primo mondiale subito, quella ragazza dell'anno scorso, la Martina, ha fatto due gare l'anno scorso e due gare quest'anno, la Edi ha fatto una gara quest'anno, probabilmente l'anno prossimo ne inseriamo un'altra. Però se siamo un po' lungimiranti e se abbiamo delle ragazze tipo la Silvina, molto giovane, no, sto scherzando, comunque come abbiamo, no? Tu sei molto giovane dentro, come età lo sai anche tu che non lo sei, però la portiamo come capitana, perché ecco, se lo merita, è una che fa legare molto il gruppo, quindi ci serve. Però vi assicuro che avere 5 persone su 6 che hanno massimo 30 anni, 32, vi assicuro per i prossimi 20 anni siamo a posto. È ovvio che... Forse però su queste pescate qua paghi un po' scotto magari, su un discorso ma di... se non le fai pescare adesso... Ah, beh, chiaro. Cioè, non puoi stare tra 20 anni e sono bravo. È come una squadra di calcio che mette dei ragazzi giovani e poi magari ogni tanto su qualche situazione di campo pagano un minimo di inesperienza, e ci sta, però se non li metti in campo... Cioè, loro in campo internazionale, ragazzi, fanno una gara all'anno, una. Cioè, non è che dici c'è questa, c'è quella, c'è quella. Vanno una volta. Cioè, se peschi i gardon questa settimana e l'anno prossimo non li peschi, tra due anni non li peschi, tra tre anni non li peschi, la prossima volta li pescano tra 4 anni, capito? Io, anche se con tutti gli impegni che ho, riesco ad andare a vedere qualcosa, andare a fare un mondiale con i ragazzi disabili, seguo un po' i seniores, mi interesso di una cosa o l'altra, però alla fine sì, io un po' di esperienza me la faccio, ma loro pescano una volta all'anno fuori. Nel frattempo c'è una critica nei confronti del... Sentiamo. Sì, Giovanni Bottazzi dice: devo confermare che nei sorteggi non sei molto fortunato, manda Gianmarco, quindi adesso vediamo per i prossimi sorteggi chi vogliamo mandare a prendere la pallina nell'urna, perché anche dopo Bottazzi è ovvio, conferma che... È ovvio che queste cose del sorteggio, del picchetto 10, 11, 12, di alla fine uno che legge le classifiche non le sa, ma non deve essere una giustificazione, non lo no. È. Ho detto no, che però... essere un pochettino più fortunati, infatti non sto dicendo a dire qua, se eravamo più fortunati vincevamo, no. Si arrivava a fare il quarto, che per noi, che siamo una nazionale che è molto in evoluzione, che cerchiamo di inserire tutti gli anni una giovane nuova, vi assicuro che era il top arrivare quarti, perché c'erano 3 nazioni che erano davvero meglio di noi, quindi è inutile star qua a dire, probabilmente adesso, anche se avessimo fatto il fondo diverso, avrebbe adesso ci arrivo su sta cosa delle nazionali che sono meglio, intanto anche qualcun altro dice che devi lavorare di più, quindi adesso fino al prossimo mondiale ti alleni a casa da solo, fai un sacchetto dei bigattini con le palline da ping pong dentro e ti alleni a estrarre dei numeri, metti 10 numeri, devi provare a estrarre dall'1 al 3, fai un po' di allenamento. E no, sulle nazioni più forti, io ne parlavo con Silvina prima di andare in diretta, Silvina forse confermerà, condividevamo la stessa idea, no? Io ti ho raccontato la mia esperienza sui Gobi, cioè arrivi a un certo punto che io in Belgio con gli olandesi parti, sei anche più bravo degli altri, poi durante la pescata qualcosa cambia, loro sanno come reagisce quella specifico tipo di pesce, perché magari l'hanno già pescato 100 volte e tu, non dico che brancoli nel buio, però quasi, perché non sai se sei nel cavolama, sai come reagisce il carassio quando si ferma, gli dai la scodellata più morbida, fai qualcosa. Quando sei a fare quei pesci lì non sai cosa fare, magari vedi gli altri che fanno delle cose strane, non capisci, loro li prendono, te no, e un po' non è semplice, Silvina, giusto? No, per niente. Avevamo anche la controprova dei belgi, che loro sono riusciti a venire a provare più di una volta, credo una decina di volte o comunque un bel po' di volte. Sono molto vicini a lì.
E non sono riusciti a capire anche loro da un certo punto in poi cosa si doveva fare, e loro i Gardon, no, tra l'altro, esatto, Belgica e i Gardon non è proprio la prima volta che, e si sono trovati in difficoltà anche loro, perché a un certo punto tutto filava liscio, facevi le stesse cose e i pesci sparivano, e da lì in poi provavi a cambiare alla ricerca di qualcosa, magari ne prendevi altri due, però poi le cose andavano a spegnersi. Di conseguenza, sai, 4 ore stando lì a cercare di prendere un pesciolino, noi abbiamo realizzato di diminuire tutto, filo, amo, e cercare di raccogliere tutto quello che c'era. Ma questa poi era l'unica... poi abbiamo cercato, Gianmarco, anche di scherzare anche noi. Gianmarco diceva: stare 4 ore e non vedere il galleggiante affondare, oh, diventi pazzo davvero, e poi cominci. E il problema, forse torno da te Maurizio, il problema è che ti porta a fare delle cavolate. Tu sei lì, il galleggiante non affonda, sei naturalmente portato a buttare all'aria il cappello, come si suol dire, e magari fai la cavolata dell'anno. Ma non ti assicuro che in quei settori lì te potevi fare qualsiasi cosa, non cambiava niente. Non è che dici, boh, ho buttato tutto, non prendo più niente. Lì proprio dopo mezz'ora non c'era più un pesce, cioè tu potevi fare qualsiasi cosa. Addirittura lì abbiamo provato l'ultima, c'era dietro Gianmarco, la Federica, scodellare delle palle di fluid, proprio per cercare di prendere un pesce grosso, per cercare di fare qualcosa, ha preso un Gardon da 30 grammi, dopo aver buttato 5 palle di fluid incollato, cioè delle cose che non esistevano. Cioè durante la settimana vi assicuro che di prove ne abbiamo fatte tante, tutti i giorni provavamo qualcosa diverso. Siamo partiti dalla pastura scura, ci avevano detto che si pescava con la pastura scura, quindi parte 4 con la pastura scura e 2 chiara, poi si arriva a cambiare e metti 3 con la chiara e 3 con la scura, poi cambi ancora, fai 4 con la chiara e 2 con la scura, cioè si parte da lontano a fare queste cose. Quindi però facevi una scodellata, ti sembrava che andava bene, prendevi un pesce 2, 3, 4, la rifacevi, prendevi un pesce 2, 3, 4, la rifacevi, prendevi un pesce 2, 3, 4, la rifacevi, fine. Morto tutto, non vedevi più una mangiata, quindi era molto difficile da interpretare, probabilmente questi pesci non li conosciamo abbastanza da poter fare qualcosa di davvero diverso dagli altri e da essere al pari di, specialmente delle prime due nazioni, ecco. Quindi le altre nazioni più o meno eravamo lì, cioè abbiamo Belgio e Olanda che pescano i Gardone, c'hanno pesci, quei pesci lì tutti i giorni in tutti i canali che ci vanno, eppure non sono arrivati, sono arrivate dietro a noi. L'Olanda addirittura l'anno scorso, padrona di casa, super favorita, è arrivata dietro a noi. Siamo rimasti noi, ecco, Maurizio, cosa facciamo? Siamo rimasti noi, penso che siamo in diretta lo stesso. Penso che siamo in diretta lo stesso. Sì, siamo in diretta, forse entra Luca. Ecco, ciao Luca, benvenuto. Oh, qua mi era saltata la connessione. Siamo andati avanti noi, abbiamo preso sì, bravissimi, siete stati... Io non ho sentito però cosa avete detto, guarda, era saltato tutto, ho dovuto riavviare la connessione. Solo detto che le prove che si facevano durante la settimana, magari tu trovavi che la terra con dentro questo andava bene, provavi, scodellavi una volta, un pesce, 2, 3, 4, aspetta un attimino, quando calavano un pochino scodellavi, un pesce, 2, 3, 4, calava un attimino, scodellavi, come si fa in tutti i fiumi normali a pescare le breme, a pescare i carassi. La terza scodellata, un pesce, 2, aspetti, la quarta, finito. Ma lo faceva uno, lo faceva un altro, perché poi sei collegato con la radio, c'è qualcuno un po' in difficoltà, prova a fargli far questo, provi, cacchio, va bene, prova anche l'altro, va bene, la terza scodellata andava più bene. Vuol dire che anche le altre nazioni che hanno vinto, vi assicuro che non è che hanno fatto una pesca lineare tutti i giorni uguale per tutti, conoscevano di più il campo gara, lo conoscevano più. Cioè la Silvina ha avuto di fianco una francese la domenica, adesso ti racconterà lei,
anzi, lo faccio raccontare da lei che sa molto meglio i dettagli. Non è che ha, le francesi hanno stravinto, di fianco a lei l'ha battuta con un Gardon da 100 grammi all'ultimo minuto, quindi non c'avevano la polvere magica, cioè in certi picchetti. Racconta te che ti ha detto quello che ti ha detto. Racconta. Ecco, vai Silvina, raccontaci di questa sfida, di questo... Con la Valérie? Ma io avevo sulla mia destra la Valérie francese, Galante. Francese che non solo francese. Hanno vinto, non solo, no, non solo ma lei... di casa, ma conoscono anche bene i Gardon. Lei tra l'altro è ritornata dopo un bel po' di anni a fare il mondiale femminile, perché era rimasta fuori per un po' di anni. E al mattino non aveva più nessuna remora a nascondersi nel preparare le cose, per cui lei ha preparato la sua pasturazione, la pastura prevalentemente ricca di pincherini morti, e poi ha preparato delle bocce di terra e foil ricche che gliela ha date giù praticamente subito al mattino insieme alle bocce a mano di pastura e pincherini. Ha fatto un fondo importante e ha cominciato a pescare, solo che all'inizio io sono partita alla grande e lei invece ha faticato, cioè faceva un pesciolino ogni mai, però imperterrita. A un certo punto loro avevano un distacco veramente irrisorio dagli ungheresi e sembrava che il suo punteggio fosse fondamentale, non doveva fare oltre il 5, però era dietro di me. Cosa ha fatto? Ha preso terra e foil, ha cominciato a bocciare a mano, ha tirato fuori una lenza dal borella, che la pescava a mezzo fondo, e ha cominciato a fare delle alborelle. Nel giro in un'ora ha fatto 35 alborelle, mi sembra. Alborelle anche belle. Allora io un pochino ho cercato di contrastarla facendo delle fiondate così. E a un certo punto, su quel fondo lì, che ha fatto un po' prima e un po' dopo, verso l'ultima mezz'ora si è messa giù e ha infilato 4 Gardon, di cui l'ultimo, e mi ha fregato per 100 grammi. Era un Gardon che quando li guardavi dicevi: ma esistono anche questi? Loro sapevano che forse nell'ultima ora o nell'ultima mezz'ora qualche pesce pescato in maniera leggermente diversa, magari innescando il raparino, il pincherino, che abbiamo provato anche noi, però non abbiamo avuto magari quella costanza di stare lì quei 5 minuti che lei invece continuava un po' fuori, un po' sotto, tenendolo, mollandolo, tenendolo. Quei 4 pesci lì hanno fatto la differenza ed è riuscita a strappare un 5 che le è valso il mondiale a squadre, perché per un punto vincono il mondiale. Per cui tanto di cappello lei... A parte che ha pescato divinamente, ma non ha fatto nulla di che, solo che sapeva cosa fare. Però la differenza qua la fanno veramente alcuni dettagli e poi anche forse un pizzico di fortuna. Un pesce slamato, un pesce preso... Un pesce alla fine... da 100 grammi preso all'ultimo minuto, se mangiava un minuto dopo non avrebbero vinto il mondiale. Bravissime, esatto. Perché ci hanno creduto, però capite anche voi, cioè guarda, io ne ho parlato con la Silvina, quella cosa di buttare le palle a mano piene di fuil perché era nella... vi assicuro che era proprio messa male male. Ha preso la fiente, un po' di fiente. Sono finite, è andato giù, non era una cosa studiata, ve lo assicuro. Cioè ha cercato di fare di tutto per raccogliere, è andato giù, ha preso 4 pesci di fila, che se ne prende 3, la Silvina la batte. Quindi loro hanno fatto le cose tutte perfette, la Silvina avrebbe battuta, loro non avrebbero vinto il mondiale, cioè coi sei coi ma si va avanti. Però esatto. Sì, non è che era di fianco la Silvina, noi abbiamo fatto tutto sbagliato e lei ha fatto 3 chili contro 1 chilo, ecco, quindi vuol dire che non eravamo proprio così follemente distanti, ecco, per far capire. Sì, poi è curioso come alla fine... un mondiale, una settimana di prove, ci si prepara, 5 agonisti, 2 gare, settore, tutto, e poi ci si gioca con un pesce qua, 2 pesci là, mezzo dettaglio di qua, un pesce slamato, tutto il mondiale, poi si va a giocare su dei dettagli che sono veramente irrisori. Io vi dico che ero dalla Edi, l'ultima ora aveva nel settore Ania.
bravissima, una spanna sopra tutti gli altri, niente da dire, ha fatto la sua pescata, bella, era lì per vincere e arrivare seconda, a 5 minuti dalla fine ha preso l'unica Brem in tutto il settore di 4 etti, l'unica a 5 minuti dalla fine. Brava, bravissima, super campionessa. Non vado avanti, brava, bravissima. Ci vuole sempre quel fattore C. Ci vuole, esatto. L'attaccata, l'ha presa, l'ha tirata su, ha vinto il settore, ha vinto il mondiale. Sarebbe arrivata seconda nel settore, non ultima. Non avrebbe qualcuno diceva preferisco uno fortunato rispetto a uno bravo. In quel caso ci sono tutte e due, quindi tanto meglio. Cioè, quando uno sia brava che fortunata... Uno fortunato è fortunato una volta o due, uno bravo. Quello è vero, sì, quello è vero. Okay. Anya non ha vinto quattro mondiali. Quando diventi fortunato tante volte vuol dire che sei bravo. A parte Scarponi, vabbè, quello però è un discorso a parte. Che è in regia. Ogni volta, eccolo là, ogni volta che vince è solo fortunato. Sì, è così, Ale, cioè, dobbiamo dirlo. Non hai mai vinto per bravura, ma solo per fortuna. Però questo... È una cosa tra noi. Voglio chiedere a Silvina, non abbiamo ricordato tutte le ragazze che con te hanno partecipato, e lo staff tecnico lo chiedo a Maurizio. Allora, c'era come nazionale, c'era la Edi Zoetti, la Martina Venuti, la Eleonora La Morte, che me ne dimentico. Quattro, te. La Federica Brilli. Federica Brilli, 5, Veronica Vecchia, 6. Ok. Sì. E con te, okay. 6. Perfetto. E poi avevamo le due ragazze, che ci la Fabiana Polo e l'Aurora Saetti, che hanno fatto. Ok, che facciamo parte dello staff. Dello staff, sì. Esatto. Insieme a Maurizio Fedeli. Fedeli. Gianmarco Ippoliti, e poi guarda, dobbiamo fare un monumento a quei ragazzi e anche ai genitori che sono venuti fino a là, ci hanno dato il loro supporto, il loro aiuto in questa trasferta che non è stata facilissima, anche perché le sponde di questo canale non erano facili dappertutto. Più di qualcuna, anche l'olandese vicino a me, il giorno prima è scivolata e ha troncato tutte le punte. Mm. Anch'io vengo via con qualche pezzo rotto di canna, ma va bene. Il vento ha contribuito molto, però ce la siamo cavata bene, dai. Siamo soddisfatti perché il gruppo c'era, abbiamo lavorato tutti assieme, ci siamo dati tutti da fare. È stata una trasferta impegnativa, ma ce l'abbiamo fatta e ne faremo delle altre, anche se sono vecchia. No, quello te l'ha detto Maurizio. Me l'ha detto perché mi vuole bene. Sì, è invidioso del fatto che comunque tu sei più giovane di lui. Qualcuno prima parlava di... Eccolo qua, Massimo, che diceva bella la bionda. Bisogna vedere quale delle tre bionde, perché anche io e Maurizio siamo sempre più biondi, quindi biondo molto molto chiaro, Maurizio. Ma quel Massimo lì lo conosco, per cui... Ce l'aveva con te allora. Non eravamo io e te, Maurizio, le bionde di cui parlava. Maurizio, Silvina parlava di la prossima. La prossima dov'è? Si sa già? Sì, poteva essere o in Serbia o in Italia, e invece 2023 è in Serbia e probabilmente 2024 sarà in Italia, anche perché l'ultimo mondiale in Italia è stato fatto nel 2011, giusto? Sì. Giochi della pesca del 2011, quindi fate conto che c'erano 12 nazioni, 2011 più 12 fa 2023, più o meno tocca a noi, ecco, quest'anno, l'anno prossimo toccava a noi, quindi andiamo in Serbia l'anno prossimo, ovviamente il campo gara non si sa ancora, ma saremo lì. Sarete preparatissimi? Ma preparatissimi dipende, sicuramente con tutto l'impegno e tutto quello che serve, sicuramente sì, sia da parte mia e di Gianmarco che dello staff, e di loro e della federazione che ci dà davvero una mano per affrontare tutto, non ci fa mancare davvero niente, quindi non possiamo dire assolutamente niente, ci,
ci coccolano come se fossimo i loro figli davvero. Quindi, questa è una cosa, bella. Poi il gruppo è molto giovane, dai, Silvina compresa, perché sono tutte giovanissime, quindi dai, possono solo migliorare, non è che possono solo crescere, io dico possiamo da tifoso, quindi possiamo. Vi assicuro che siamo, se non la prima, che forse c'è l'Olanda come età media più bassa della nostra, ma siamo sicuramente la seconda nazionale come età più bassa, sicuramente. Perché l'Olanda cosa ha fatto? Domanda è arrivata dietro di noi di un punto. Ah, ok, quindi era lì, dai, faceva parte del gruppone. Però delle quattro. Capisci, Luca, che Belgio e Olanda, che sono anche brave, cioè Olanda c'ha Anja che è 4 volte campione del mondo, quindi, e Belgio, io sono molto amico con il CT del Belgio, ci confrontiamo anche durante l'anno più di una volta, e anche CT dei nazionale disabili, quindi abbiamo avuto un po' di confidenza, ci confrontiamo spesso, infatti è stato lui che mi ha dato tutte le indicazioni giuste, che alla fine, come dicevo con le ragazze, sono davvero state quelle che ci ha detto lui, quindi si è creato un bellissimo rapporto, che sicuramente ad andare in giro, più amici hai e più ti viene, tra virgolette, facile, poi non è detto che per forza devi vincere, però si va via con delle notizie che quest'anno vi assicuro che erano perfette, cioè campo gara, primi giorni si prendono le brem, durante la gara qualcuno agli ultimi, in mezzo si vince con 2 kg, non ha sbagliato, cioè ci ha detto le cose giuste, perfette come erano, e loro abitano a 35 km da lì e c'erano andati a pescare 5-6 volte almeno, che mi mandava le foto tutte le volte dei pesci che prendevano, sempre, e siamo arrivati lì che sapevamo praticamente tutto e loro lo sapevano più di noi e sono arrivati dietro, quindi adesso Maurizio mi arriva una domanda dalla regia che sarà arrivata da altri canali, provo a rispondere io, mi lancio e tu mi dici se dico bene o se dico male, no? Allora, chiedono se fare più stage delle pescatrici non aiuterebbe ad una crescita più rapida delle nostre giovani. La mia risposta è ni, nel senso, sicuramente andare a pescare insieme aiuta, confrontarsi su delle tecniche, delle cose aiuta, quindi sì. Dal lato no, perché quando vai all'estero, per la mia poca esperienza, ti trovi in situazioni che non trovi mai in Italia, che devi affrontare volta per volta in maniera che la devi inventare lì per lì, un po' con le informazioni che hai, un po' sono situazioni che non troverai mai, che non hai mai trovato, quindi le devi improvvisare. E quindi se da un lato ti aiuta, dall'altro può anche non aiutare. Come ho risposto, Maurizio? Sulla tua risposta è corretta, però ti assicuro che purtroppo le donne o ragazze che abbiamo in Italia, se non fanno il campionato italiano donne, ce n'è qualcuna che pesca insieme ai ragazzi, ma non tutte. Quindi fanno il campionato italiano, che sono 3 prove, 4, quante sono, Silvina? 3? 4. 4 prove. Stanno 4. E facciamo comunque 2 stage di 2 giorni, dove la federazione mette a disposizione esche pasture, che credo che non sia poco, quindi vengono lì, devono... L'anno scorso per il Covid hanno pagato anche per nottamento, era tutto rimborsato, quindi credo che per delle ragazze o delle donne che vanno a pescare, tra virgolette, poco in un anno, questi due non è che vanno a pescare poco, però confrontarsi con altri è diverso, quindi queste cose qua sicuramente servono. Devo dirvi che la federazione, come ci dà dietro 2 ragazze da qualche anno per imparare e farle crescere, ci mette a disposizione questi 2 stage, che sono 2 di 2 giorni, capite che sono 2 fine settimana, oltre alle gare mie, le gare dei disabili, le gare loro, le gare del campionato italiano, le gare il mio lavoro, io sono sempre, cioè ci sono sempre stato, quindi sono sempre disponibile al 100%. Trovare più di 2 settimane, perché poi il tempo è ristretto tra maggio e ottobre, e non puoi fare uno stage a dicembre o gennaio, dove vai a farlo? Cioè per andare al laghetto a prendere 3 carassi, come dici tu, non serve. C'abbiamo l'unico campo gara che potrebbe
assomigliare a questi posti un po' che abbiamo all'estero è l'idrovia di Padova in questo momento, dove ci sono i gardoni delle bremette, che ovviamente durante tutto l'anno è coinvolto dalle gare di regionale delle A e così, e tutti hanno le gare, e l'anno scorso l'abbiamo fatto uno stage, quest'anno vediamo se riusciamo a farne un altro entro la fine dell'anno, che Antonio mi ha detto che forse si riesce a fare. Vorrei andare lì, perché quando c'hai le ancora sott'occhio quello che hai fatto, ti viene un po' meglio da provare, capito? Se lo fai tra due anni, invece se lo fai adesso, si perde un po', sì. Sia loro che le ragazze che sono venute dietro con noi a imparare, che altre che lo fanno per la prima volta e vedono loro, ti assicuro che serve. Questi stage servono, fatti nel modo giusto, che sono come quelli che abbiamo fatto. Quest'anno abbiamo fatto Ostiglia, giusto? Abbiamo fatto due giorni a Ostiglia, sì. Abbiamo fatto, sì. Dovrebbe, poi ce ne dovrebbe essere un altro che non mi ricordo più, o l'altro prima della fine dell'anno, ecco. Comunque, cioè, uno stage o due stage all'anno di due giorni, dove hanno tutte le pasture pagate, tutte le esche pagate, secondo me è molto importante per loro, ecco, serve sicuramente. Sì. E poi serve anche, secondo me, per aumentare la coesione di gruppo, che si dice sempre questa parola, il gruppo, non il gruppo, e poi alla fine conta, perché si è in giro 8 giorni insieme, 24 ore su 24, dove non si ha tempo neanche di andare al bagno, perché questo è, le gagliami, fai la riunione, conta qualcosa di là. Se non si ha un bel gruppo, nascono delle tensioni e si rischia veramente di perdere la concentrazione su quello che è la pescata, quello che è importante. Quindi sicuramente, se il gruppo conta in un campionato di Serie A, conta tanto di più in un mondiale. Questo lo affermo io senza timore di essere smentito. E vorrei dire un attimino, sì, per far capire alla gente che non c'è mai venuta, un esempio, vi dico gli orari che abbiamo fatto questa settimana, che così almeno uno dice, ma vanno in vacanza. Sì. La vacanza è stata arrivare la domenica, che era siamo arrivati sabato pomeriggio, domenica siamo andati a pescare il primo giorno, prepara due lenze, così è stata abbastanza soft. Fai conto che le prove ufficiali iniziamo al lunedì. Dal lunedì, sveglia alle 6, questo lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, sveglia alle 6, andavamo sul campo gara alle 7, iniziavamo a pescare alle 10, mangiavamo qualcosa veloce sul campo gara, si preparavano le robe per il giorno dopo, si rientrava in albergo alle 6, 6:30, doccia velocissima, alle 8 si cenava, alle 10 riunione, alle 11 a letto. Questa era la giornata tipica di tutti i giorni così, quindi cioè, capite che non abbiamo mai fatto un giretto insieme a piedi, finita la riunione, perché eravamo cotti come... Poi tutto il giorno il vento, tutti i giorni il vento, arrivi a casa la sera che sei proprio distrutto. Sì. Ti svegli la mattina dopo che ti senti un po' ricaricato, ma quando arrivi la sera, un giorno... Alle pile hanno già asciugato. E il fine è bello settimana così, svegli alle 5, Fine settimana, perché dopo c'è la riunione dei capitani, andare a prendere le esche, preparare la roba, sveglia alle 5, colazione alle 5:30. Questi qui sono gli orari della settimana di è ancora di peggio. Ecco. No, sono convinto, lo so, dai, una settimana massacrante. Infatti scherzavo l'altro giorno al microcredito con Ale e dicevo, bisognerebbe creare, perché io ho avuto questa fortuna, bisognerebbe creare una nazionale test con 5 persone a caso scelte a estrazione a sorte, che vanno a fare un mondiale, e così tutti si possono rendere conto cosa vuol dire vivere un mondiale, cosa vuol dire trovarsi a pescare all'estero, cosa vuol dire trovarsi in situazioni nuove mai viste, perché sei a pescare pesci che non conosci, sei a fare un campionato che non sai come reagisce il campo gara. Adesso tu avevi le informazioni del caso, però tante volte non le hai, le devi inventare lì per lì, scoprire lì per lì, e non sempre è così semplice. Gli orari sono questi, se vuoi arrivare, ci dice Gianni Giovagnola, sì, gli orari sono quelli, non si scappa. Vittorio Curcio dice che devi far crescere di più il ciuffo. No, è già alto abbastanza. Va bene, dai. Allora,
In chiusura chiedevo, Silvina, i saluti, i ringraziamenti, vuoi citare qualcuno, vuoi salutare qualcuno? Ma è doveroso salutare e ringraziare tutto il gruppo, i capitani, le ragazze, le due giovani che ti posso garantire che sono partite con una timidezza imbarazzante e sono arrivate gli ultimi giorni che se avessero potuto mangiare la canna e sedersi loro o spostarci letteralmente e sedersi loro lo avrebbero fatto. Tornano con una grinta pazzesca, adesso le voglio vedere la settimana prossima a Dannone e lì ci ritroveremo. E ho già detto che darò del filo da torcere perché chiaramente si ritorna al campionato italiano, per cui non ce n'è per nessuno. E tu Maurizio non ridere perché è così. No, no, ma io voglio che vinci, eh. Io voglio che vinci. Poi ringrazio tutti quelli che sono venuti lì, gli accompagnatori, Roby, Busatto, poi è arrivato anche Filippo, i genitori delle ragazze, tutti quanti, guarda, sono stati fantastici, grazie a tutti. Gino, Fabrizio, chi è che mi dimentico? Fausto, il presidente che è rimasto lì anche lui tutti i due giorni, che si è fatto, di solito lui si ferma nel settore centrale, invece il secondo giorno si è spostato fino al primo settore dove ero. Cioè, è stato un mondiale, ripeto, bello, difficile, ma lo rifarei 100 volte. Bene, Maurizio, è il tuo turno. Ha già detto tutto Silvina, eh. Ma li ha già detti tutti, ha dimenticato Alessia, poverina, che è la più piccola. Alessia, no, Alessia, ecco, mi sono dimenticata. No. È stata eccezionale. Scusami, Alessia, scusami. E una donna dimentica una donna, vedi qua. Sì, perché, no, perché adesso... No, mi ha sfidato nel lancio e allora adesso mi sa che andremo a fare... già come avversaria, fanno lancio tecnico. Mi sa che andremo a fare il lancio tecnico perché anche lei lo fa e allora... vabbè, vediamo se raccoglierò la sfida. Mi sento di ringraziare, vabbè, oltre a tutte le persone, Gianmarco, che con cui abbiamo un rapporto che è diventato, vi assicuro, quasi fraterno, perché dopo tanti mondiali insieme, secondo me siamo una bella coppia sortita. Ecco, io sono quello che insieme alle ragazze sono un pochettino più, le tengo un pochettino più... Faccio un po' di più il capitano, dai, invece lui le coccola un pochettino di più, ci va un pochettino dietro, però ci vuole qualcuno che si faccia un pochettino più rispettare, nel chiaro, senso buono. Mi sento di ringraziare tanto lui, con cui stiamo dividendo davvero tante cose. Le ragazze davvero sono state spettacolari tutte, sia loro che pescavano che le due ragazze, che vi assicuro che negli anni, quelle due ragazze che tutti gli anni portiamo, negli anni sono diventate quelle che poi hanno pescato, eh. I primi stage hanno fatto, le prime due accompagnatrici sono state la Federica e l'Anna Sgobbo, quindi che sono diventate, l'anno scorso la Edi è venuta come accompagnatrice, quest'anno ha pescato, quindi mi sembra giusto ricordare anche la nostra Annina Sgobbo, che quest'anno purtroppo per motivi personali non è potuta venire con noi, ma noi l'abbiamo pensata sempre, vero Silvi? Sì, ci scriveva quasi tutti i giorni. Questo vuol dire che anche chi è a casa sa cosa vuol dire quando sei in un gruppo di quelli che contano. Ecco, quindi, bello, un bel gruppo allargato, dai. Un ringraziamento anche a lei per tutto quello che ha fatto, e ci sarà spazio anche per lei per i prossimi anni sicuramente, perché... è giovane, quindi c'è ancora, e ce ne sono tante altre che possono arrivare. Tutti quelli che ci sopportano per tutti i nostri impegni e tutti quelli che ci supportano, perché vi assicuro che abbiamo avuto tanti segnali di incoraggiamento, forse di più quest'anno che non siamo arrivati sul podio, che altri anni che siamo arrivati, abbiamo avuto più considerazione quest'anno, vuol dire che abbiamo fatto le cose fatte bene. Bene, bene. E con queste parole del mister Maurizio Fedeli, io
Vi ringrazio per la vostra presenza questa sera, per le tante informazioni che ci avete dato, per averci tenuto compagnia. Ricordo, come mi dicono dalla regia, Pescare Show a Vicenza, 18-20 novembre 2022, quest'anno ancora sarà l'appuntamento con questa importantissima fiera a fine stagione, quindi ci saranno tutte le novità del 2023. Grazie Silvina, grazie Maurizio, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, e l'appuntamento con tutti è alla prossima diretta. Grazie e ciao. Grazie ciao a tutti, ciao. Grazie. Ciao, ciao.